Noi siamo nati sullo scheletro del mondo è il nome della manifestazione organizzata dal Comune di Ossi, la Società Umanitaria d'Alghero, la Società Umanitaria Cineteca Sarda e il Sistema Bibliotecario Coros Figulinas, in onore del regista intellettuale sassarese Fiorenzo Serra. All'evento, svoltosi a Ossi il 28 gennaio 2011, hanno partecipato personalità del mondo del cinema e della cultura, che sono stati coinvolti nelle diverse fasi della giornata, che si è conclusa con il forum Un nuovo mondo si muove dentro di noi. Il documentarista sassarese, scomparso nel 2005 all'età di 84 anni, dedicò la sua vita all'attività cinematografica, attraverso la quale raccontò la storia, la cultura e la società della Sardegna. Ho conosciuto Fiorenzo Serra all'inizio degli anni Ottanta a Isiri, nelle sue funzioni di ispettore in occasione dei concorsi degli esami di maturità. Io presiedevo la commissione e Fiorenzo Serra venne a ispezionare la scuola. Ne ebbi allora l'impressione di un ispettore diverso dagli altri, informato, che conosceva la mia produzione scientifica, una persona che amava la Sardegna, in particolare la Sardegna interna. Le sue opere, d'altra parte, ci hanno conservato il sapore di una Sardegna antica che nell'età della rinascita, nell'età della industrializzazione della Sardegna, Fiorenzo Serra è andato a cercare. Ricostruire la filmografia di Fiorenzo è difficile quanto ricostruire la filmografia di Orson Welles. Cioè, ogni volta che io andavo a Sassari lui cambiava la sua filmografia perché si ricordava di aver fatto quest'altra cosa, e ancora oggi siamo alle prese con un lavoro di filologia tutto da fare su molti materiali. Per esempio il lavoro della Elisso, che è un lavoro bellissimo, io mi sono rivisto alcuni DVD con immagini, con sequenze che non conoscevo di Serra, le sequenze per esempio della lavorazione della Sfodelo, fatte tutte in piano sequenza, che Serra non poteva riprodurre nei documentari perché i documentari duravano 12 minuti e quindi doveva tagliare. Però non è un lavoro filologico, era il sogno di Fiorenzo di tornare indietro nel tempo e ricostruire la sua Sardegna così come l'aveva pensata e non così come gliel'avevano imposta i tempi di produzione. Come vede un critico cinematografico il lavoro di Fiorenzo Serra? Beh, innanzitutto lo vede come un rappresentante che ha costruito il documentario in Sardegna, il documentario autoctono, il documentario della Sardegna vista dai sardi. Questo non vuol dire che la Sardegna vista dai sardi sia più reale, più vera di quella vista da De Setta o da altri, però ha inventato, per così dire, una Sardegna cinematografica con lo sguardo del viaggiatore che voleva offrire agli altri una visione autoctona di diverse realtà sarde del dopoguerra. Stiamo parlando di un periodo in cui non esisteva se non l'informazione spiccia della Sardegna. La Sardegna era l'Africa dal punto di vista informativo, faceva notizia se c'era un sequestro di persona o l'invasione delle cavallette, per così dire, del 47. Serra comincia a costruire un immaginario che scava a fondo. Questo è l'aspetto fondamentale, direi, l'aspetto storico. L'aspetto filmico è che Serra aveva un suo modo di concepire il documentario che oggi possiamo cominciare a considerare modernissimo nell'ambito proprio del modo di raccontare. Serra si forma e gira nel momento in cui in tutta Italia si scopre una realtà sconosciuta, il meridione. Il meridione è ancora il meridione di Carlo Levi, il Cristo si è fermato a Eboli, cioè un posto che favoloso, magico, ma anche misero. E Serra gira negli stessi anni in cui De Setta gira i documentari siciliani, e altri girano in Lucania, eccetera. Io credo che tra questi Serra sia forse non il più affascinante, ma quello che ha un'idea di cinema più moderno. Da questo punto di vista, infatti, ogni volta che si scopre e si presenta anche fuori dalla Sardegna Serra è una sorpresa, perché viene a galla un autore di cui si sapeva poco, che invece ha avuto una grande importanza nella storia del documentario italiano.
se noi dovessimo fare un confronto tra il modo di fare documentario di Fiorenzo Serra e il modo di fare documentario attuale, che differenze troveremmo? Fiorenzo Serra, come una generazione di vecchi intellettuali che ha operato appunto, cioè, tra i 50 e gli anni 60, aveva un'ambizione che i registi della mia generazione non hanno più, ovvero sia aveva l'ambizione appunto di raccontare la totalità di un universo. Se pensiamo alla sua volontà di raccontare la Sardegna, le sue testuali parole sono appunto voglio fare un racconto corale. Ora c'è da ammirare questa ambizione che non ritrovo più anche nella mia attività, cioè c'è anche da considerare una cosa, cioè adesso naturalmente c'è il digitale, no? Che facilita molto le cose, i costi sono notevolmente abbassati. Invece Fiorenzo Serra lavorava con mezzi estremamente costosi, per cui unita questa diversità del mezzo con questa ambizione fa ancora più specie. Dicevo, io sono abituato a lavorare con tutti gli altri mezzi più accessibili, che sono quelli dovuti al digitale, ma quando voglio raccontare qualcosa non mi azzardo a raccontare, ad esempio, la Sardegna, ma mi sento in grado di raccontarne aspetti piccolissimi legati al quotidiano, legati ad aspetti particolari, oserei dire anche minimali. Anche le sue cose su La pesca del corallo, oppure il filmato dedicato a Castelsardo, il film su Desulo, il documentario su Desulo del 57, infine San Costantino, hanno rappresentato da un punto di vista tecnico uno sforzo micidiale, perché faccio l'esempio della corsa a cavallo per ricordare il santo imperatore. Si vede la capacità del regista di cogliere una corsa nei suoi vari spostamenti con una serie di operatori collocati lungo il percorso. Una incredibile capacità tecnica che ci ha restituito veramente per la prima volta la corsa in onore di San Costantino sul Tirso, con le sue radici antiche che rimandano ad età bizantina. La giornata è stata l'occasione per presentare il fondo librario Fiorenzo Serra, circa 2500 volumi della biblioteca privata del cineasta donati dalla famiglia alla biblioteca comunale Emilio Lussu di Ossi. Ringrazio di cuore, a nome dell'amministrazione comunale di Ossi, i figli di Fiorenzo Serra oggi presenti, Paolo e Simonetta. Il vostro gesto ha suscitato entusiasmo e vivo interesse sia per il pregevole patrimonio donato che per la crescita culturale della biblioteca della mia comunità. I documenti donati sono circa 2500. Numerosi testi riguardano la letteratura italiana, russa e francese dei primi del Novecento. Un quinto della donazione è dedicata alla Sardegna. Fra i libri ho trovato una annotazione che mi ha colpito e che dice: la libertà è possibile nello spazio vuoto. Fatti una casa, costruisci una città, fermati in un luogo e la libertà diventa un nome che ognuno definisce a modo suo per imporre la propria volontà o il proprio arbitrio. Alessandra Fois, bibliotecaria responsabile della Biblioteca di Ossi. Che cosa ha comportato dal punto di vista pratico l'arrivo di 2500 volumi? Se pensi che il patrimonio della biblioteca prima dell'arrivo di questa donazione era di circa 12.000 documenti, 2500 nuovi arrivi significa incrementare il patrimonio di circa un 20%. Dal punto di vista pratico, innanzitutto bisognava trovare il posto per collocare questa donazione. Il posto per ora lo abbiamo trovato. Quello che resta da fare è tutto il trattamento biblioteconomico.
quindi la timbratura di questi libri, l'inventariazione sul registro inventario della biblioteca e la catalogazione, cioè l'immissione di dati in catalogo informatico della biblioteca. Il lavoro è iniziato, su 2005 circa 400 sono già stati trattati e gli altri, insomma, nei prossimi mesi speriamo di poterli mettere a disposizione del pubblico, insomma, in breve tempo. Io penso che non sarà possibile terminare prima di un anno, però diciamo che già in parte il patrimonio è fruibile, cioè la consultazione dei documenti è già possibile in biblioteca, chiunque può venire e consultare un libro e prenderne visione, insomma, lì in biblioteca. Per il prestito dovremo decidere anche un po' come regolamentare la cosa, perché molti documenti sono in uno stato di conservazione non ottimale e quindi probabilmente verrà valutato poi di volta in volta. Comunque è già possibile vedere qualcosa e insomma poter approfondire nel caso curiosità e eccetera. Sono in compagnia di Paolo Serra, uno degli eredi di Fiorenzo Serra. Volevo chiederle come mai avete deciso di donare la collezione privata di suo padre? Perché era nostra intenzione rendere, diciamo, far sì che la comunità potesse usufruire di questa messe di libri che sinceramente non era più gestibile da parte nostra, di noi figli. E in origine l'intenzione era quella di donarla al comune di Sassari, visto che era la città, diciamo, natale di mio padre, però delle, diciamo, incomprensioni hanno fatto sì che si dovesse, come dire, utilizzare una scelta alternativa, e siccome io ho delle conoscenze dirette qui a Ossi, in particolar modo per quanto riguarda la conoscenza del sindaco, dell'assessore Cossu, abbiamo contattato Ossi e loro si sono resi immediatamente disponibili e ben felici di questo. In più, quello che ci ha comunque rallegrato è il fatto che Ossi fa parte del coro Sfigulinas, di cui fa parte anche Tissi, che è la città, diciamo, originaria dei Serra, di mio nonno, di mio bisnonno e via dicendo, e quindi questo ci ha ulteriormente confortato nella nostra scelta. La manifestazione, patrocinata dalla Regione Sardegna con la collaborazione della cooperativa Comes e sponsorizzata dall'Hotel Carlo Felice e dalle cantine Alba e Spanedda, è stata presentata dal sindaco di Ossi Pasquale Lubinu e dalla consigliera delegata alla biblioteca Maria Laura Cossu. Uno degli eredi del dottor Fiorenzo Serra lavora ad Ossi e quindi ha proposto, diciamo così, questa donazione che io ho accolto subito molto volentieri, perché si tratta di una cosa molto bella. Ho un fondo di 2500 libri che racconta anche la vita di un uomo e poi di un intellettuale e un documentarista tra i più importanti della Sardegna, quindi è stato un caso fortuito che abbiamo preso al volo. Sono dei libri che raccontano anche la vita di un uomo, i suoi interessi, perché è una biblioteca quasi intera, quindi come dire, i suoi interessi, tantissimi libri sono sulla Sardegna. Sappiamo che Fiorenzo Serra ha fatto tantissimi documentari sulla Sardegna e poi anche libri specialistici come L'estetica di Giambattista Vico, ad esempio, che è un libro magari soltanto per chi studia filosofia, però nella sua biblioteca trova spazio, quindi è una cosa molto bella. E volevo ricordare che l'amministrazione comunale, in seguito alla donazione fatta ad ottobre, ha progettato in collaborazione con la società umanitaria di Alghero un progetto, un laboratorio con i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Ossi, un laboratorio sulla didattica della comunicazione e del linguaggio multimediale, tenuto da un esperto in cinematografia e multimedialità. Sia il professor Antonio Squini che la vice preside professoressa Chessa hanno espresso interesse verso questo laboratorio e i ragazzi si sono coinvolti in questa attività importante che li ha preparati ad una visione critica e consapevole del film L'ultimo pugno di terra di Fiorenzo Serra. Insieme all'Hotel Carlo Felice, le cantine Alba Spanedda sono gli sponsor privati di questa manifestazione. Bastiano Alba, come mai le cantine Alba Spanedda hanno voluto sponsorizzare questo avvenimento? La cantina non manca mai agli appuntamenti che il paese prepara. Giustamente è l'unica cantina che ha Ossi in bottiglia e ci sembrava opportuno essere presenti. Quindi, insomma, non potevamo dire di no.
poi è un piacere per noi sicuramente valorizzare i nostri prodotti e soprattutto promuovere Ossi. La Sardegna è un'isola, un pugno di terra in mezzo al Mediterraneo, dove il sole sembra riscoprire ogni giorno, contro il cielo dell'aurora, i profili di un paesaggio primordiale. Una natura che ha conservato intatto il disegno della creazione, dove emergono dalle brume di un tempo quasi immemorabile i segni e le testimonianze di una vicenda preistorica ancora indecifrata e misteriosa. Firenze Serra è stato uno dei più vecchi nostri soci, in quanto è entrato nel Rotary 2 anni dopo la Costituzione. E per noi che siamo entrati dopo di lui è stato sempre una guida, è disponibilissimo, specialmente con i giovani, con quelli appena entrati, li metteva a proprio agio, perché un tempo il Rotary era una cosa un pochino elitaria, con un formalismo quasi all'eccesso. Invece Fiorenza era proprio alla mano e capiva cosa provavamo noi appena entrati, trovarci queste persone. E non è sempre stato così, non solo nel club, ma nella vita, perché fuori, quando andava, partecipava a tutte le nostre gite che abbiamo fatto, e quando ci incontravamo fuori, incontravamo un amico. Era lui prima a venirci incontro, chiederci se avevamo bisogno di qualcosa, darci consigli, e noi avevamo in lui proprio il nostro maestro. Renzo era laureato in scienze naturali, però questo non toglieva che lui fosse praticamente un intellettuale, come si dice, e si era interessato di cinema già quando a Firenze frequentava la sezione cinematografica del GUF, del gruppo universitario. Quando poi tornò a Sassse nel 45-46 si trovò di fronte a questa straordinaria e terribile invasione di cavallette. Beh, lui la filmò, secondo me all'inizio con la curiosità dello scienziato, salvo poi ritrovarsi un vero e proprio archivio dell'invasione che degli inviati speciali del Ministero dell'Agricoltura vennero in Sardegna prima a vedere e poi a comprare, e lì è cominciata forse la carriera di Fiorenzo, non come giornalista o poeta o letterato, ma come uomo di cinema. Renzo era un grande poeta, prima ancora di essere, di diventare un bravo cineasta, era un grande poeta. E una delle cose che gli piaceva di più è che io le sue poesie le sapevo a memoria. Allora quando Renzo era di malumore, io allora partivo: così ti fossi il mio silenzio, o cara come l'aria di queste mattine, che è intitolato Sera a San Pietro, che San Pietro e Silchia a Fiorenzo si calmava, si metteva a ridere in realtà, e la vita, diciamo così, l'amicizia, la compagnia, la sodalità riprendeva. Lei ha avuto occasione di collaborare a lungo con Fiorenzo Serra. Nel corso di questa serata noi abbiamo sentito parlare di Fiorenzo Serra sotto diversi aspetti, quello intellettuale, quello letterario. Insomma, io volevo chiedere a lei di parlarci di Fiorenzo Serra con qualche cosa che stasera non è stata detta su di lui. È difficile trovare, cioè ricordare che cosa non è stato detto lui, perché è stato detto molto, è stato ricordato in tutti gli aspetti della sua attività culturale. Quello che magari è difficile ricordare, non tanto ricordare quando rendere vivo, concreto gli occhi e gli orecchi di chi guardava o ascoltava, era il carattere di Fiorenzo. Fiorenzo era un grande uomo, un uomo molto buono, di grande addirittura morale. Buono non vuol dire così indulgente, anzi era severo con se stesso e anche con gli altri, diciamo, soprattutto nel suo mestiere, era quello di cineasta, di regista cinematografico principalmente, molto severo con se stesso e con quello che faceva, e questo dà questa, come dire, senso della precisione, della
correttezza della visione del paesaggio, degli uomini, di una civiltà, di una cultura come in particolare quella della Sardegna, che lui ha studiato e rappresentato tanto, lo dà, dicevo, in quasi tutte, in tutte le sue opere, dai documentari più corti fino al suo lavoro più impegnativo, che è appunto l'ultimo Pugno di Terra, di cui proprio stasera si è parlato tanto. L'ultimo Pugno di Terra, un film che prende il nome dal mito del signore che avrebbe conservato l'ultimo pugno di terra per creare l'isola Icnussa nel cuore del Mediterraneo, schiacciandola poi con il piede e con il sandalo, Icnussa o Sandaliotis della tradizione greca, i nomi che sono stati attribuiti dai geografi greci che hanno circumnavigato l'isola a quella isola dalle vene d'argento, e Argyropleps Nesos, che nell'immaginario collettivo greco era collocata all'estremo occidente. Fiorenzo ha ripreso queste suggestioni, ha raccontato assieme a Michelangelo Pira, a Luca Pinna, a Giuseppe Fiori, a Salvatore Mannuzzo, ad Antonio Piglia, ma anche a Brigaglia e ad altri, anche a Beppe Pisano, ha raccontato la Sardegna del passato, così come congelandola, diciamo, nel tempo e conservandocela oggi. Avremmo perso tante informazioni sulla Sardegna, diciamo, arcaica, contadina, che si affacciava alla industrializzazione. Il documentario L'ultimo pugno di terra, considerato il capolavoro di Serra, è stato proiettato due volte nell'arco della giornata, la mattina in presenza degli alunni della scuola media di Ossi e la sera a conclusione dei lavori. L'opera, terminata nel 1965 e rifiutata dalla Regione Sardegna che l'aveva commissionata, è stata finalmente restaurata nel 2008 dalla società umanitaria Cineteca Sarda. La società umanitaria ha curato il restauro dell'opera di Fiorenzo Serra, L'ultimo pugno di terra. Quanto tempo è stato necessario? Sì, è stato necessario un lungo tempo, un paio d'anni di lavoro per il restauro dell'ultimo pugno di terra, in quanto il film purtroppo, dopo la sua realizzazione, non ebbe una circolazione nelle sale come doveva avere, in quanto non fu apprezzato dall'amministrazione regionale dell'epoca per il suo diciamo risultato, che fu considerato troppo pessimista dalla presidenza della regione dell'epoca. La regione si aspettava un documentario propagandistico. Fiorenzo Serra fece un'opera d'arte sulla Sardegna e sul popolo sardo, e questo non fu apprezzato dalla regione Sardegna. Il film non ebbe quindi una distribuzione, allora Fiorenzo divise il film in tanti piccoli film da 10 minuti, il film aveva una durata originaria di 1 ora e mezza, come un film normale, lo divise in tanti piccoli film da 10 minuti e quindi tagliò materialmente il negativo del film. Per restaurare il film noi siamo dovuti andare alla ricerca dei negativi che erano stati divisi in questo modo. Laddove è stato possibile abbiamo fatto il restauro del negativo, che è sempre un'opera dal punto di vista filologico molto migliore. Laddove non è stato possibile, in pochi casi, abbiamo dovuto ricorrere al positivo. Il film in questo modo è stato recuperato nella sua interezza, nel suo splendore, ed è stato restituito ai sardi a tanti anni di distanza, tenuto conto che il film è stato terminato nel 65. Questo evento è stato intitolato Noi siamo nati sullo scheletro del mondo. Perché questo titolo? Ma abbiamo voluto rubare una citazione proprio dall'ultimo pugno di terra, in particolare dall'ultimo capitolo,
Nell'attesa del domani, che è il capitolo che parla dell'emigrazione, vista quasi come una sorta di dramma cosmico, è la frase che dice un contadino. Poi il forum invece si intitola Un mondo nuovo dentro di noi, ed è anche questa una citazione, questa volta del commento dell'ultimo episodio del film. E tra l'altro l'aggettivo nuovo è anche la parola che chiude, l'ultima parola del film, la parola che chiude il commento. E in qualche modo credevamo che rappresentasse tutta la poetica di Serra, che è sempre in bilico tra la contemplazione di un mondo arcaico che sta finendo e la sociologia del nuovo. Il cinema è un ottimo strumento per conservare la memoria, ma anche uno strumento per riflettere su noi stessi, per sapere che cosa siamo stati, senza distogliere lo sguardo dalle contraddizioni, per capire che cosa siamo e per cercare di capire anche che cosa vogliamo essere.